Salve a tutti ragazzi, sono CBM ed eccoci a un nuovissimo video. Sono molto contento finalmente di riportare un effetto di mia invenzione sul canale che mancava da un po' di settimane. Si tratta di un Akan, come avete visto dal titolo, che spero vi piaccia. E sono abbastanza soddisfatto soprattutto dell'effetto che ha sulle persone. Per realizzare questo Akan ho utilizzato sia tecniche di mia invenzione che tecniche che già conoscevo. Detto questo ragazzi, vi lascio al video, spero davvero che vi piaccia. Noi ci vediamo per i saluti finali dopo il video. Buona visione! Ciao! Ciao! Allora, oggi voglio farti vedere un effetto di mia invenzione. Si tratta di un Akan. Akan significa Any Card at Any Number, ovvero una carta a un numero. Poi capirai proprio perché. Allora, abbiamo un mazzo di carte mescolato, come puoi vedere. Ma, per togliere qualsiasi dubbio, voglio che vai a mescolarlo tu, come e quanto vuoi. E solo quando sarai soddisfatta del miscuglio, lasci le carte sul tavolo. Mescola pure. Posto così? Sì. Ok. Adesso ti chiedo di dirmi un numero tra 15 e 40, il primo che ti viene in mente. 25. 25? Sì. Benissimo, andremo a contare fino alla 25esima carta. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Guarda la carta, ricordala, falla vedere anche in camera. Ok? E la rimettiamo esattamente in 25esima posizione. A questo punto andrò a disperderla. Quindi vado a fare un miscuglio all'americana e un miscuglio normale, così. Ok, così può bastare, diamo anche qualche taglio. Voilà! A questo punto né io né te sappiamo dove si trova la tua carta. Potrebbe trovarsi in qualsiasi posizione. Come prima cosa faremo due mazzetti con le stesse quantità di carte. Il mazzo è composto da 52 carte, quindi divideremo i mazzetti in 26 carte ciascuno. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 carte ciascuno. A questo punto ti chiedo di scegliermi soltanto uno dei due. Questo qua. Sicura? Sì. Ok. Quindi prendo questo mazzetto e questo però lo lasciamo qui in standby. Grazie a questo mazzetto che hai scelto tu, genereremo un numero. Ok? Un numero casuale formato dal valore delle carte. Quindi ti ricordo che le carte vanno da 1 a 10 numericamente, poi il jack vale 11, la regina 12 e il re 13. Ok? Okay. Adesso io ti chiederò, vuoi questa carta? Tu potrai dirmi sì o no e continueremo a oltranza fino a scegliere due carte che genereranno insieme appunto un numero. La somma genererà un numero. Sì. Quindi ti chiedo, vuoi questa carta? No. Ok. Vuoi questa carta? No. Vuoi questa carta? No. Vuoi questa carta? No. Vuoi questa carta? Sì. Ok, un bel 2. E lo mettiamo qui di fianco. E facciamo la stessa cosa. Vuoi questa carta? No. Vuoi questa carta? No. Vuoi questa carta? No. Vuoi questa carta? Sì. Sicura? Sì. Ok, un bel 6. Lo mettiamo di fianco al 2. Quindi tu potevi scegliere qualsiasi di queste carte. Ti mostro che potevi scegliere anche quest'altra, no? Sì. Ma ti sei fermata preciso a un 6 o un 2. La loro somma fa 8, no, giusto? Sì. Ora, sarebbe incredibile, alquanto improbabile, che la tua carta si trovi esattamente in ottava posizione di questo mazzetto. Sì. Sarebbe davvero, no? Sì, impossibile. Impossibile no, ma diciamo improbabile. Andiamo a contare. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 e 8. Ora, per la prima volta, qual era la tua carta? Lotta di cuori. L'otto di cuori? Sì. Sicura? Era proprio l'otto di cuori? Sì. Ah, sicura? Non vuoi cambiare? 8 di cuori! Voilà! Spero ti sia piaciuto. Grazie, è stato un piacere. Eccoci alla fine anche di questo video. Grazie per la visione, ragazzi. Spero che questo hack vi sia piaciuto. Ci saranno tantissime, tantissime novità in futuro. Tantissimi giochi, come dico sempre, da mostrare. È solo il tempo che mi frega un po'. Quindi vi chiedo di avere un po' di pazienza. Ci saranno delle grosse novità nel mese di febbraio, quindi continuate a seguirmi e non vedo l'ora di mostrarvi qualcosa di davvero speciale. E niente ragazzi, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questo hack, cosa miglioreresti, magari anche cosa non vi è piaciuto, perché è un effetto che ho creato in 10 giorni e quindi c'è molto da migliorare. Se vi è piaciuto questo video mettete un bel like. Se non siete ancora iscritti al canale, ma vi piace ciò che faccio, iscrivetevi. Quindi un saluto mega galattico e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!